La vita è come una veglia di attesa che ci prepara al giorno luminoso dell'eternità. Per questo dobbiamo essere pronti, svegli e impegnati al servizio degli altri, nella consolante prospettiva che una volta guadagnata la vita eterna non saremo più noi a servire Dio, ma Lui stesso ci accoglierà la sua mensa. Lo ha detto Papa Francesco prima dell'Angelus, commentando le parabole del Vangelo di oggi, quella dei servi che aspettano la notte e il ritorno del padrone e quella dell'amministratore di una casa dopo la partenza del proprietario. In entrambe le parabole la casa è gestita temporaneamente dai servitori del padrone, che devono svolgere fedelmente i compiti assegnati senza abusare del potere. Anzi, il ritorno del loro Signore, come quello dell'incontro con Gesù, deve essere preceduto da una vita ricca di opere buone e impone di tenersi pronti con fede in un atteggiamento di servizio verso il padrone, che da noi vuole essere chiamato padre. Tante ingiustizie, violenze e cattiverie quotidiane nascono dall'idea di comportarci come padroni della vita degli altri. E noi abbiamo un solo padrone che anche non gli piace di chiamarsi padrone, gli piace che le diciamo padre, ma noi siamo servi, peccatori tutti, figli, ma lui è l'unico padre. Gesù oggi ci ricorda che l'attesa della beatitudine eterna non ci dispensa dall'impegno di rendere più giusto e più abitabile il mondo. Anzi, proprio questa nostra speranza di possedere il regno dell'eternità ci spinge a operare per migliorare le condizioni della vita terrena, specialmente dei fratelli più deboli.